Rischia l'arresto per l'abbandono di rifiuti, l'odissea di un negoziante di Treviso tra disservizi e indifferenza. Refrontolo, un mese dopo, nel quotidiano di Michele e della figlia Valentina. Fabrizio è lassù e ci protegge. Un Mogliano Capannone a ridosso del centro potrebbe presto ospitare un nuovo centro islamico. Domani incontro in municipio. Rogo in casa a Fregona in via Tanus, trovata priva di vita la proprietaria, una 62enne del posto, malata da tempo. Maxi rissa a Treviso, gli attivisti di Forza Nuova incastrati dai telefonini dei residenti, 5 denunciati dalla Digos. Treni dismessi e considerati rottamati a Treviso tornano utili per le tratte nord-ovest dell'Expo. Dopo la rinuncia di Vittorio Veneto, nel 2017 prende forza le candidature di Treviso per la Dunata Nazionale sul Piave. Riaffiorano dopo 100 anni i resti di due militari caduti nella Grande Guerra, ora riposano nell'ossario di Cimagrappa. E queste sono le notizie che abbiamo scelto per voi da Treviso e provincia. Buonasera. Cominciamo con una storia, quella di un negoziante che per settimane, per mesi, si è tenuto in negozio il classico porta batterie esauste. Poi ha chiesto più volte di poterlo consegnare a qualcuno per lo smaltimento e nessuno si è mai fatto vedere. Dopodiché ci ha chiamato e insieme abbiamo cercato di trovare una soluzione e abbiamo anche rischiato l'arresto. Vediamo il servizio di apertura di questa storia che ha dell'incredibile con Anna Maria Parisi. A fare il cittadino onesto ha rischiato anche di essere arrestato per abbandono in caserma di rifiuti tossico-nocivi, quindi pericolosi. È accaduto nel corso del blitz al comando della polizia locale, dove Denis Merotto, commerciante di Treviso, voleva lasciare come presente, diciamo così, le pile esauste che contarina avrebbe dovuto ritirare dal suo negozio da oltre un mese e che da esercente raccoglie gratuitamente per conto del comune da più di 20 anni. Treviso Servizi non risponde. Ha preso tanti appuntamenti, però le pile e le buone negozio. Settimana scorsa, dopo la denuncia del disservizio, la nostra emittente aveva ottenuto la promessa si sarebbe mosso qualcosa, ma... Sono esausto come le pile, sì. Scoraggiato dai disattesi impegni, ha deciso di passare ai fatti, ma essere arrestato, questo no. Quindi ha preferito indirizzare la protesta in comune, portando il rifiuto pericoloso direttamente al vice sindaco Roberto Grigoletto. Io l'ho visto servizio anche in televisione, peraltro, sì. E pensavo che la cosa fosse risolta. Adesso mi hanno avvisato che lei è qui, però ho chiamato subito e vengono a ritirarle. Questa è una presa in giro. Cioè, veniamo fra un mese, uno sa se mette l'anima in pace e aspetta un mese. Chiamo direttamente la Veneto, così si muovono direttamente. Una stretta di mano a suggello della promessa di ritiro e smaltimento. È evidente che il contadino è subentrato, c'è un servizio nuovo anche da organizzare, ci sono tante variabili come queste appunto delle pile, che non è una raccolta banale. Speriamo, vediamo oggi pomeriggio se realmente vengono svuotare il bidone. Alla parola del vice sindaco. Allora siamo tranquilli. E parola mantenuta, ci hanno comunicato nel pomeriggio, contadina è andata a prendersi le batterie e finalmente troveranno lo smaltimento e il riciclo, come si usa dire. Cambiamo pagina, lasciamo questa storia, invece andiamo a vedere le immagini che ci stanno arrivando in diretta da Refrontolo, dove oggi pomeriggio, in questi istanti, come vedete, si sta tenendo la cerimonia a suffragio dei 4 morti giusto un mese fa. Una messa celebrata dal vescovo emerito di Foggia, che è originario di Pieve di Soligo, e dal parroco proprio di Pieve e anche di Refrontolo. Una celebrazione, come vedete, con i sindaci, con autorità, ma soprattutto con tanti cittadini che hanno voluto ricordare così i 4 trevigiani morti proprio giusto un mese fa, durante una sera che voleva essere di festa. Ecco, vedete la moglie di uno dei 4, di Fabrizio Bortolin di Santa Lucia di Piave, e adesso tornerei in studio proprio perché noi oggi siamo andati a incontrare la vedova, appunto, Bortolin, una giovane donna rimasta sola, pensate, con una figlia di 20 mesi. Sentite cosa ci ha raccontato e soprattutto come vive questo momento tragico della sua vita. È Zora che ora controlla chiunque si avvicini a Michela, rimasta da sola con la figliolita Valentina di 20 mesi da quando l'acqua maledetta degli Erzera gli ha portato via il suo Fabrizio. Sola, ma con tutta una comunità accanto,
con quella discrezione che solo la nostra gente ha verso chi affronta un dolore così grande. Così anche e soprattutto oggi, a un mese da quel 2 agosto, quando a Refrontolo Fabrizio Bortolin con altri 3 trevigiani è scomparso nella tragedia del mulinetto della Croda, il sindaco del paese di Santa Lucia è andato a trovare Michela e la sua bambina. Fresco come oggi, sei un po' dura, corno. Io ho gente che ti ha. Sì, sì, vicino, ho sempre gente qua. Non sono mai stata tranquilla qua a casa. Sì, sì. Sì, ho sempre avuto gente, per fortuna. È la forza di andare avanti a spingere questa giovane donna con il sostegno di tutti. Il 15 di settembre ricomincio a lavorare dove lavorava mio marito, 4 ore, perché devo andare avanti, soprattutto per la piccolina, insomma. Però è dura, insomma. Soprattutto la sera, perché non ho più nessuno con cui parlare, però cercherò di andare avanti, insomma. La voce inclinata scopre un dolore immenso. Io ricordo tutto, proprio. Come fosse oggi. Si pensa sempre che succeda agli altri, invece mi è toccato a me. Spera che insomma da questa tragedia arrivi qualcuno che la sostenga anche economicamente. Io spero di sì, perché sono morti in 4, insomma. L'abbraccio di una comunità, ma anche di tanta gente comune. Mi è arrivata tanta solidarietà, mi dicono sempre di farmi coraggio, insomma, che lui lassù che ci protegge, insomma. Ora il pensiero è per Valentina, per il suo futuro. E sua figlia come racconterà questa vicenda? Io gli ho già detto che papà non c'è più, sì, le ho spiegato tutto, però è piccola, non è che... E allora ogni tanto guarda Gesù, gli manda un bacio e dice papà, è lassù. Una storia che continua a far riflettere. Cambiamo pagina e ci spostiamo a Mogliano, perché a Mogliano potrebbe aprirsi un nuovo centro islamico. Segnali di interesse sono giunti infatti da un'associazione musulmana per un capannone di proprietà di un'associazione di produttori agricoli che l'aveva messo da tempo sul mercato senza però trovare acquirenti. Lo stabile, tra l'altro molto vicino al centro città, sarebbe ampio e ideale da adibire non solo come luogo di incontro ma anche come centro di preghiera. Al momento nessuno vuol sentir parlare di moschea a Mogliano, sta di fatto che domani mattina in comune il neosindaco Carola Arena ha fissato un incontro con gli attuali proprietari per fare il punto della situazione. E torniamo sul TG in aperta che abbiamo inaugurato e che starà con noi per tutta la settimana. Terroristi dell'Islam, paura anche a Treviso. Come sempre diteci la vostra opinione utilizzando i canali che vedete in sovrimpressione, gli sms, il telefono, la pagina Facebook oppure semplicemente l'email a redazione@reteveneta.it. E a questo punto apriamo la pagina della cronaca e la apriamo con un servizio legato alla maxi rissa di inizio agosto capitata in città. Adesso ci sono i nuovi sviluppi grazie anche alle foto e alle immagini catturate dai residenti in zona. 5 trevigiani di Forza Nuova incastrati e denunciati dai filmati dei residenti. È così che la Digos di Treviso ha denunciato per rissa aggravata gli attivisti di estrema destra, coinvolti nello scontro dei primi di agosto con i ragazzi del collettivo ZTL. Numerosi cittadini avevano ripreso le immagini con smartphone o strumenti privati. Residenti resisi anche disponibili a testimoniare in questura quanto avevano visto. È chiaro che avere l'inizio della vicenda ricostruita in modo chiaro è molto, molto, molto difficile. Dall'idea che ci siamo fatti noi, che stiamo portando avanti, non c'è una responsabilità precisa sull'inizio della rissa, ma qualcosa di, come dire, di diverso. Dalle immagini dei telefonini, così come da quelle delle telecamere di videosorveglianza installate in città, in particolare a Vicolo Trevisi, emergerebbe se si è trattato di un autentico regolamento di conti tra le due opposte frange politiche. Con gli 11 di estrema sinistra già denunciati, ora gli attivisti di destra rischiano pesanti procedimenti penali. Rischiamo innanzitutto l'apertura di un procedimento penale, quello poi chiaramente è facoltà in questo momento dell'autorità giudiziaria, ha preso in mano il fascicolo e gestisce il prosieguo delle attività d'indagine. E poi rischiano anche di ricevere una o più misure di prevenzione. Quindi cittadini anche così cultori della legge grazie alle nuove tecnologie.
Cambiamo pagina, rimanendo nella cronaca, andiamo a Fregona per una tragedia nel tardo pomeriggio di oggi, trovata priva di vita nella sua abitazione Giuseppa Gaggione, di 62 anni, morta in seguito alle esalazioni dell'incendio divampato in casa in via Tanussa, al civico 54. Ancora non è noto da dove siano generate le fiamme. A dare l'allarme al 118 la figlia appena tornata a casa da lavoro e a sua volta leggermente intossicata dal fumo e sotto shock, che è stata trasportata in ospedale, all'ospedale di Vittorio Veneto. E adesso altre notizie di cronaca da Treviso e dalla Marca. 500 persone identificate, 250 veicoli controllati nel corso dei controlli della notte effettuati congiuntamente dagli oltre 120 poliziotti e carabinieri lungo il Terraglio alla Pontebbana, 17 i bar e locali ispezionati, il mega pattuglione in materia di sicurezza. Sia in quello stradale, sia negli esercizi pubblici, sia nel controllo di persone sottoposte a misure di prevenzione, sia anche negli ambiti ferroviari. Quindi abbiamo esteso proprio a 360 gradi un controllo su tutto il territorio della provincia. Il focus è stato quello di cercare i punti di maggiore aggregazione giovanile e non, e i principali assi viali, quindi la SS13 Pontebbana e, per quanto riguarda noi come arma, anche la Castellana. Nuova ondata di profughi nella notte. 7 quelli che giungeranno a Treviso, dei 102 accolti a livello regionale e che verranno ospitati dalla Caritas, così da Casugana, che si affida all'ospitalità della diocesi. E domani previsto l'arrivo di altri 7 rifugiati, la cui accoglienza dovrebbe essere consegnata a delle cooperative. 12 treni diesel di Treviso e vecchi di 40 anni rottamati sulle tratte del Cremonese, della Bergamasca e del Bresciano, in sostituzione di quelli elettrici da spostare a Milano per coprire l'emergenza Expo 2015. La denuncia da parte di Dario Balotta, responsabile dei trasporti di Legambiente Lombardia. Dopo la frana, Fregona chiuse in via cautelativa la provinciale 151 Pedemontana del Cansiglio. Lo smottamento ha interessato un tratto di circa 20 metri in corrispondenza del chilometro 3 più 300 circa, all'incrocio di via Colors e via Breda, nei pressi delle grotte del Calieron, dove, come possiamo vedere dalle immagini, si è creato uno strapiombo di centinaia di metri. Ingentissimi danni, stimati tra i 300 e i 500.000 euro. Fortunatamente, al momento dello smottamento, ieri dopo le 14.30, non stava transitando nessuno. Quindi il maltempo e soprattutto la fragilità del territorio continua a farsi vedere, a farsi sentire, come abbiamo visto. Cambiamo pagina, apriamo quella dedicata al lavoro. Sapete che da qualche giorno ci stiamo dedicando a questa parte legata molto alla crisi. Lavoro che il Premier Renzi vuole rilanciare col modello tedesco. Un modello tedesco che pare che invece nella Marca sia già attivo da tempo. Il modello tedesco sul lavoro è un mix di alta flessibilità, efficienti servizi all'impiego e regole che obbligano chi vuole il sussidio ad accettare ogni lavoro. Così, dal 2004 al 2013, il tasso di disoccupazione della Germania è diminuito dal 10,5 al 5,3% e soprattutto l'occupazione complessiva è aumentata per 8 anni consecutivi a quota 42 milioni di unità. L'altra faccia però è la forte segmentazione del mercato del lavoro, con ben 5 milioni di persone che devono vivere svolgendo uno o più lavori instabili che per legge sono pagati al massimo 450 euro al mese, su cui le aziende in pratica non pagano tasse e contributi. A questo si somma l'utilizzo della flessibilità estrema nella produzione. Se c'è da fare, si fanno anche gli straordinari che poi colmano gli altri giorni del mese a lavoro zero. Provvedimenti che nella Marca fai da te sono già praticati in molti casi con un tacito accordo tra lavoratori e imprese, soprattutto piccole. E scopriamo un po' l'acqua calda, perché sono oltre 30 anni che noi abbiamo nella contrattazione inserita la possibilità della banca ore, solo che è una possibilità per nulla assistita dalla disciplina contributiva. Come dire, se alla fine ci sono delle ore straordinarie che non siano tassate per incentivare la flessibilità. Comunque, un modello molto simile ai nostri voucher in agricoltura, solo per fare un esempio, che secondo i sindacati comunque aumenterebbe l'incertezza sul lavoro. Bisogna prendere tutto con le pinze, perché la materia è sicuramente difficile e soprattutto bisogna prendere in seria considerazione la situazione che abbiamo anche territorialmente. Tanti disoccupati che hanno bisogno di una risposta e tanti lavoratori che troppo spesso sono precari.
Torniamo in città perché c'è polemica in merito alla storia delle case ATER di Santa Bona date per emergenza abitativa a delle famiglie Rom e per questo lasciate libere in parte. Questa cosa ha creato un'infrazione con una multa per Cassugana da parte dell'ATER, ma soprattutto una forte polemica politica tra Pierantonio Fanton, vicepresidente di ATER, e l'assessore Liana Manfio, assessore al sociale. Al punto tale che oggi il vicepresidente ha mandato un video messaggio molto chiaro all'assessore sfidandola letteralmente. Vediamolo. Le bugie della signora Manfio ormai sono arrivate al limite della sopportazione. Le assegnazioni avvenute in via Brigata Cadore a Treviso per la maggior parte sono avvenute con l'emergenza abitativa e con una percentuale superiore a quello previsto dalla legge. Io sfido pubblicamente la signora Manfio ad un confronto pubblico televisivo e così vediamo chi ha ragione. Io dico solo una cosa, che si dimetta subito per il bene dei trevigiani. Sentiremo cosa dirà l'assessore Manfio dopo questo guanto lanciato, come si dice. Un altro assessore invece non ha voluto parlare perché c'è ancora polemica in merito alla statua di Mario Del Monaco in Piazza Borsa a Treviso. Vedete la lettera che è arrivata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri proprio a Cassugana in cui si chiedono spiegazioni scritte sulla rimozione del monumento. Indisponibili per chiarimenti oggi sia il primo cittadino Giovanni Manindo impegnato in una riunione, sia l'assessore che la vuole rimuovere, Luciano Franchin, che ha dichiarato di non sapere nulla né della lettera né tantomeno di essere al corrente del suo contenuto. L'assessore della cultura non ha voluto rilasciare nemmeno un'intervista alla nostra Anna Maria Parisi e ha preferito defilarsi dalle nostre telecamere dirigendosi di corsa verso il suo edificio. E adesso invece parliamo della Dunata, degli Alpini, perché ci sono importanti novità. Vittorio Veneto sembra abbia deciso di appoggiare Treviso nella Dunata del 2017, quella della Resistenza sul Piave. C'è una consegna ferrea tra gli alpini trevigiani, non commentare nulla sulla Dunata Nazionale del 2017, detta anche di Caporetto e della Resistenza sul Piave. Soprattutto adesso che la sezione di Vittorio Veneto, dopo mesi di resistenza, sembra intenzionata a appoggiare Treviso nella candidatura che comunque verrà assegnata giusto tra un anno, nel settembre del 2015. Pare che abbia impressionato l'effetto Pordenone, con gli alpini alloggiati fino a Castelfranco e la previsione di un'invasione legata alla Grande Guerra che potrebbe letteralmente paralizzare tutta la città non solo. I primi segnali ufficiali potrebbero arrivare già sabato con l'inaugurazione della nuova sede degli Alpini nella stazione ferroviaria di Vittorio Veneto, mentre una sorta di investitura ufficiale potrebbe avvenire già il 23 quando a Treviso si riuniranno tutte le sezioni della Marca. Conegliano e Valdobbiadene hanno già dato il loro appoggio a Treviso. Con Vittorio Veneto la massa critica verso le decisioni nazionali sarebbe determinante. Concorrenti dichiarati sarebbero già Brescia e Asti, mentre per il 2018, la Dunata della Vittoria, si parla delle città redenti, ovvero Trento o Trieste. Intanto, entro il mese, si deciderà per il 2016, dove Vicenza resta favorita, mentre Verona sta ultimando i preparativi del raduno triveneto dal 12 al 14 settembre, che Rete Veneta, la TV degli Alpini, seguirà come sempre in diretta. E rimaniamo a parlare di Grande Guerra perché oggi c'è stata una cerimonia molto importante in Cima Grappa, l'ha seguita per noi il nostro Fabio Verin della redazione di Bassano. Il pezzo e la storia ce la racconta il nostro Filippo Fois. Abbiamo oggi dato sepoltura a due caduti che sono stati ritrovati nel 2013, dopo le indagini fatte presso l'ospedale di Vicenza è risultato che sono due caduti della Prima Guerra Mondiale, quindi come compito istituzionale di Onor Caduti e della redazione Cima Grappa noi diamo sepoltura ai caduti e l'abbiamo data oggi nella nostra tomba comune. Altri due caduti della Prima Guerra Mondiale hanno ricevuto sepoltura al Sacrario di Cima Grappa dopo quasi 100 anni di oblio. Gli accertamenti del Dipartimento di Medicina Legale dell'ULS 6 di Vicenza hanno stabilito che si tratta di un italiano e di un austriaco, entrambi periti nel 1917. Giovanissimo il soldato italiano, aveva tra i 17 e i 23 anni. Le tante fratture fanno pensare ad un decesso dovuto allo scoppio di una bomba, mentre l'austriaco, di età tra i 26 e i 35 anni, è morto per un colpo di proiettile. Ad un secolo dai tragici eventi della Grande Guerra, il Grappa continua a restituire i resti dei tanti giovani che persero la vita durante i violenti scontri che ebbero luogo su questo massiccio. Sulla Valle delle Saline sono stati rinvenuti i resti di altri due soldati che presto saranno tumulati qui.
e adesso aspettiamo altri due che sono stati trovati la settimana scorsa e aspettiamo i rilievi e continueremo questa nostra opera di dare memoria a queste persone che hanno perso la vita per la patria. E adesso scendiamo dal monte in pianura per lo sport, perché si parla di basket e si parla del Treviso Basket che prende nuovi giocatori per essere più accattivante, ma a quanto pare ha sempre pochi spettatori. Si avvicina la partenza di una nuova avventura per la De'Longhi Treviso Basket. La squadra è pronta, i tifosi un po' meno. Secondo il presidente Vazzoler, è lenta la risposta della città e gli abbonamenti venduti sono ben al di sotto delle aspettative. Io ho sperato e continuo a sperare di avere 2.000 abbonati quest'anno. In realtà siamo poco sopra i 500, però prendo atto del fatto che in agosto molti fossero via, per cui credo che da qua, all'inizio di ottobre, quando c'è la prima del campionato, qualche centinaio ancora di tessere arriverà. Sarà la crisi o sarà la ferita ancora aperta con la famiglia dai maglioni multicolore? Vazzoler parla di una mancanza di cultura sportiva. In generale al Trevigiano manca la cultura sportiva a prescindere, cioè la cultura sportiva del stiamo vincendo, ci vado. Io l'ho vissuta questa cosa perché all'inizio, quando cominciavamo noi a giocare a pallacanestro, non c'era nessuno e poi c'era l'essa per i biglietti. Coach Pillastrini è fiducioso e chiede l'apporto del pubblico di casa. La squadra ha bisogno, credo che Treviso abbia bisogno del basket perché fa parte della sua storia. Arriva tra questi umori il secondo e ultimo americano, Coron Williams, l'americano nato a Vicenza. Ho sentito tanto parlare di questa città dai miei genitori. Sono nato a Vicenza e ho vissuto qui fino a 3 anni. Per me è come tornare a casa. Il ritorno al Palaverde, la mecca del basket trevigiano, sarà la marcia in più per questa squadra, ma con le tribune deserte non serve a nessuno. Tanti hanno scritto finalmente torniamo a casa. Io vorrei che a casa ci venissero, anche perché quest'anno le politiche di prezzo adottate sono decisamente ridicole. Manca poco che paghiamo noi tifosi che vengano alle partite. Dico sempre a tutti, Palaverde è meraviglioso, ma senza pubblico, senza anima. Giusto il tempo per informarvi, per ricordarvi che questa sera abbiamo una nuova puntata di Focus con il nostro direttore Luigi Bacialli. Lavoro sì, no al modello tedesco, questo è il titolo della puntata. In studio Bruno Cesaro, Renato Boraso, Renato Cesca, Nicola De Paoli, Fabrizio Fievoli, Sandro Brandolisio e come al solito tanti vostri sms. Con questo è tutto, grazie a tutti per l'attenzione, appuntamento alle prossime edizioni del TG Treviso.